Questi sono batteri che stanno lì da milioni di anni, anzi di più, sono i batteri che per prima hanno colonizzato il mondo, 4 miliardi e mezzo di anni. Ovviamente l'arrivo di queste sostanze li fa esplodere, fanno delle esplosioni algali, che hanno appunto alga rossa, che a un certo punto, soprattutto nel periodo invernale, tinge il lago di rosso. Ah, dice, bello, potrebbe essere anche un'attrattiva turistica, ma quel rosso significa che viene tolto ossigeno, viene tolta trasparenza alle acque, viene incrementata una sofferenza e per di più si produce una microcistina tossica e cancerogena che viene riconosciuta come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che significa? Significa che questo bene prezioso, fondamentale, noi ci stiamo avviando a periodi di siccità, e bene escluso come bene comune dall'utilizzo delle persone. E questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che le persone, prendendo queste acque, che ovviamente non si riesce a depurare, e quindi sono piene di centinaia di milioni di queste alghe, di queste cellule per litro, e calcolate che poi nelle acque del lago c'è anche l'arsenico, perché sono anche acque di origine vulcanica, con un po' tutta quanta la nostra zona. Ci sono i pesticidi, ebbene le persone sono sottoposte a dei cocktail di sostanze tossiche e cancerogene, con un rischio continuo. Allora questa storia che è così amara, così dura, e sulla quale si sta spendendo tutto il biodistretto, ma anche la comunità scientifica, e per questo vi ringrazio le scuole, perché sta crescendo la consapevolezza. Quindi voi siete segno di speranza, come segno di speranza stasera la presenza qui di Vandana Shiva al nostro tavolo. È un segno di speranza mio, personale. Ci occupiamo del lavoro di vivo da quasi 20 anni. Ebbene, c'è un problema di salute, perché i pesticidi è dimostrato, nessuno venga a dire il contrario, tra l'altro anche il libro di Mario Masucci, Pesticide Nation, ci dimostra con una ricca bibliografia quello che sappiamo da sempre, che i pesticidi fanno ammalare le persone perché fanno ammalare l'ambiente. Quindi in Francia si riconosce la malattia di Parkinson come malattia professionale degli agricoltori. E allora noi se siamo qui stasera, siamo anche per la salute degli agricoltori, dei contadini e delle loro famiglie. Allora, c'è un problema ancora, ma più per loro, perché sappiamo che da loro ci viene del cibo che permette la vita di tutti. E quindi i tumori, il melanoma, ecco, questo poi si lega anche ai cambiamenti climatici. Il melanoma è una malattia che sta crescendo, soprattutto cresce in questa area, e cresce perché c'è a che fare con la riduzione dello strato di ozono, e quindi dà vivo che raggi ultravioletti con più forza. Ma c'è una letteratura scientifica che mostra sempre di più come i melanomi siano legati anche all'utilizzo dei pesticidi. Quindi per non parlare poi delle malattie legate all'interferenza endocrina, noi vediamo crescere l'infertilità. Si parla che l'Italia, come tutta l'Europa, sta andando incontro al cosiddetto inverno demografico, si fanno meno figli, ma non si fanno meno figli soltanto perché non c'è il lavoro, che a me non c'è, non ci sono i servizi, non ci sono politiche per i giovani, perché questo è un paese che odia i giovani, questo ce lo dobbiamo dire, dove pochi vecchi vogliono controllare tutto quello che succede, ma non si fanno figli anche perché cresce l'infertilità delle coppie, e cresce perché tante sostanze di ordine chimico, penso ai PFAS, penso soprattutto in questo caso ai pesticidi, hanno un'azione di interferenza endocrina e quindi crescono malattie come il diabete, come le tireopatie, l'infertilità, la riduzione della produzione del testosterone nei giovani, i parti pretermine, e queste cose noi le stiamo vivendo in tutte le aree che sono inquinate. Guardate che in Italia ci sono degli studi importantissimi, oltre che tutta la produzione scientifica internazionale, che dimostra che chi vive vicino a aree inquinate ammala di più di malattie cardiovascolari, ammala di più di tumore, cioè molto di più disturbi come le demenze e quant'altro. Quindi questo è dimostrato scientificamente. Noi purtroppo abbiamo una politica che non è capace di ascoltare quello che ormai tutte le persone sanno e sperimentano nella loro vita, perché il problema di confrontarsi con la malattia ce l'abbiamo tutti. Noi abbiamo una crescita a dismisura delle patologie tumorali. Più di 1000 persone ogni giorno qui si beccano una diagnosi
di cancro, più di 500 persone muoiono per il cancro. Noi sappiamo quanto questo è legato all'esposizione da inquinamento, con un servizio sanitario nazionale che è letteralmente a pezzi e che stanno cercando di distruggere ancora di più e che ci dovrebbe vedere in piazza tutti i giorni, perché è un diritto alla salute ed è importante. E io lo soffro con un medico, perché ho scelto di essere un medico che sa nel pubblico, sinceramente ho una specializzazione, però quello che vedo, e me ne andrò dalla medicina generale per questo motivo, vedo che non si fa altro che spostare le persone verso il privato, se hai soldi di cura altrimenti no. Allora la prevenzione è importante e la prevenzione nasce da riconoscere quello che già c'è stato. Il lago di Vigo, questa è una segnalazione che abbiamo fatto, è datata nel 2015, però l'abbiamo consegnata perché ci sono delle foto bellissime, struggenti in questo lago. Fate in modo tale che il lago di Bracciano, il lago di Martignano, il lago di Bolsena non finisca come è finito il lago di Vigo. E a questo proposito, siccome frequento queste zone, ho visto e notato che addirittura sul lato delle sponde di Valle del Baccano, del lago di Martignano, c'è un insediamento di noccioleti. Sì, andiamo a vedere che cosa sta succedendo là. Impariamo dalla storia, perché la storia è maestra e anche la vita è maestra, come ci racconta Mandana Scina nel suo bellissimo libro che invito a leggere e che io ho comprato e leggerò immediatamente presto. Grazie.